Ciao Ion, ho pensato di fare il solito video perché mi serve la cosa migliore, per riepilogo della lezione. Allora, tu questa settimana qui, visto che abbiamo praticamente una settimana per la prima della prossima volta, dovresti fare praticamente tutte le pentatoniche. Ti manca la quinta pentatonica e poi di legare quarta, quinta e prima, ok? Adesso ti faccio vedere la quinta pentatonica velocemente, anche se potresti sempre guardarla nel sito che ho mio, nei video che ho di YouTube, ma sono qua e la possiamo fare. Io te la faccio qua, che è il quinto tasto, come al solito. Si può fare con la diteggiatura 2-4, 2-4, 2-4, 2-4 fino al Re, poi si fa 1-4 in corda di sol, poi ci si stringe con la mano per andare a fare l'1 al quinto tasto, 1, 4 di nuovo e poi si può fare 1, 3. Ok? Questa è la diteggiatura. Si potrebbe fare anche 1, 3, 1, 3, 1, 3, aprirsi con l'1 per arrivare a fare di 1, 4 con il quarto tasto e il settimo nel mignolo. Poi ci si stringe come abbiamo fatto prima, 1, 4 e 1, 3. Ok? Quello che cambia è solo la diteggiatura delle prime tre corde, o si fa 1, 3 o si fa 2, 4. Ok? Ecco, questa è la quinta struttura pentatonica. Fatto questo, tu dovresti fare cominciare a fare come esercizi, diciamo, quotidiani o comunque tutte le volte che hai il tempo necessario per fare, o se preferisci, io posso anche dirti, il meglio possibile sarebbe fare, quando ti metti a suonare, prima di fare improvvisazione, fare tutte le strutture pentatoniche qui al quinto tasto, eh? Farle, non so, 1 minuto, 2 minuti, quello che vuoi, 10 volte, la prima, 10 volte la seconda, 10 volte la terza, 10 volte la quarta, eccetera. Tutte e cinque qui al quinto tasto. Poi potresti per esempio fare anche tutto un manico di pentatoniche. Tutto il manico puoi partire con la prima, invece che in re, farla in re bemolle o do diesis, in modo tale da arrivare al dodicesimo tasto, che è qua sotto. Questo è il mio dodicesimo tasto in questa chitarra, e fare al tredicesimo tasto la stessa struttura. Ok? Prima struttura. Fare quindi tutto il manico, dopo aver fatto le strutture pentatoniche tutte al quinto tasto, fare tutto il manico di pentatoniche, poi anche, anzi, è assolutamente meglio cambiare la struttura di partenza. Se io parto con la prima, bene, un giorno puoi partire con la prima, un giorno parti con la quinta, per esempio, oppure con la seconda, per esempio, parti con la seconda qui, che è in si maggiore, per esempio, un giorno parti con la terza, e con la terza sei in la bemolle, o sol diesis, che dir si voglia, puoi partire con la quarta, e sei in fa diesis, puoi partire con la quinta. E qui con la quinta sei in mi, praticamente il mi è qua, oppure i pallini neri, i riferimenti, le note di riferimento della quinta. Quindi partire facendo tutto il manico, tutte le volte che fai, sarebbe il meglio tutti i giorni, ma diciamo tutte le volte che fai tutto il manico, partire con la prima, poi partire con la seconda, poi partire con la terza, d'accordo? Ecco, e fare tutto il manico di pentatoniche. Mi raccomando sempre, cosa che io facevo sempre molta fatica a fare anch'io, andare piano anche quando fai le pentatoniche singole, soprattutto all'inizio andare piano. All'inizio, voglio dire, puoi farlo alcune volte fatto lentamente per bene con le note che suonino bene, ecco, aumentando poi progressivamente la velocità. Ok? Ecco, questa è una cosa che puoi fare, anche questa.
Poi dopo hai la base nuova che è fatta in La e Mi che io ti ho mandato. Visto che hai questa settimana ci concentriamo su tutte le pentatoniche quinto tasto, pentatoniche su tutto il manico, e poi individuare sulla base tutti i Mi. Che tu puoi avere, quindi tutti i Mi ci possono essere, tranne i Mi basso e Mi cantino a corda libera, hai un Mi in questo punto, un Mi in questo punto, ci sei? Mi corda di Re, Mi corda di Si, poi hai un Mi corda di La al settimo tasto, Mi corda di Sol nono tasto, Mi corda dodicesimo tasto, Mi cantino, e Mi naturalmente anche Mi basso. Del dodicesimo tasto. Individuati tutti i Mi, tu in questo modo, avendo fatto queste due basi, hai Re, La e Mi, cioè hai già cominciato a vedere su tutto il manico dove sono i Re, dove sono i La e dove sono i Mi. Ok? Naturalmente, siccome per la settimana scorsa hai fatto la vecchia base di Re e La solo prima, seconda, terza, quarta, fai anche la base di Re e La un po' in tutto il manico, ok? Arrivando anche qui a fare la prima pentatonica qui. Scusa, non si inquadrava, non mi sono accorto. Ecco qua. Che con la Gibson è più agevole di questa. Ok? Ecco. Facendo tutto dalla prima, che è qua, alla prima, al quattordicesimo tasto per finire anche al diciassettesimo. Ok. Fatto questo. Pentatoniche in un'unica regione, pentatoniche tutto manico, due basi, Re, La e La Mi. Io, se fossi in te, darei un'occhiatina soltanto a giochi proibiti. Ok? Ecco, la prima metà, se riesci, anche la seconda metà. È già sufficiente, anche perché in una sola settimana è già un bel pochino di roba. Ok? Ecco, tutto qui. Basta così. Ci vediamo prossima settimana. Ciao ciao!